l'esperienza Cina, Cina, Cina. Nasce da, diciamo così, da un dialogo che ho avuto con il primo ministro Chou En-lai. Dopo aver fatto questo ritratto, una sola foto, mi ha detto: lei è un professionista, Lotti, posso raccomandargli una cosa importante? Mi dica, signor Presidente. Allora lui mi dice: guardi, fra 15 anni in Cina ci sarà un cambiamento pauroso. Mi documenta con la fotografia prima che succeda questo fenomeno, perché vede, questa è la grande Cina, è la nobiltà cinese, è la cosa più bella, è il periodo più bello della mia vita. Il ritratto di Chou En-lai è cominciato un giorno andando all'ambasciata italiana a Pechino. Ho incontrato l'ambasciatore, mi ha detto: guardi Lotti, stasera c'è un incontro col primo ministro, mi deve portare, lo convinco. Arrivo al Palazzo del Popolo di Pechino, ma prima di andare al Palazzo del Popolo di Pechino mi sono recato in una riunione di giornalisti e scrittori cinesi. Volevo capire chi era veramente Chou En-lai. E raccolgo due informazioni molto importanti. Il primo, che non doveva essere fatto su fondo rosso, segno di rivoluzione, non era adatto al primo ministro, ma doveva essere il fondo nero. E seconda cosa molto importante è che se lui tendeva a guardare a sinistra aveva un significato: un uomo che sa leggere nel futuro. Con queste due notizie, quando sono arrivato lì c'erano 15 ambasciatori davanti a me, una decina di dietro, e davanti a me c'era l'ambasciatore francese. Ma che lingua parla il primo ministro oltre il cinese? Perché io non parlo cinese. A Monsieur Lotti, la bienvenue a Parigi. Che fortuna, parlo francese, quindi siamo pochi. La scuola di giornalismo mi ha insegnato molte cose. Per esempio, se io mi presento davanti a lui e di dietro c'ho 10 ambasciatori, è difficile che io riesca a avere un colloquio. A questo punto esco dalla coda e mi metto per ultimo. Nel frattempo guardo attentamente tra le diverse poltrone che c'erano nel salone e individuo una poltrona con la tazza di tè che finiva sul fondo nero. Quando arrivo davanti a lui gli dico: vede, sono un fotografo italiano, è l'unica occasione che ho per fotografarlo, eccetera, eccetera. Poi c'è un sistema, quello di muoversi, dopo aver detto sono un fotografo italiano, di muoversi verso la poltrona, lui per educazione ti segue. A un certo punto lui si siede, devo fare una sola foto perché è proibito, lo inquadro, poi sto per dirgli: Presidente, può guardare a sinistra. Mentre sto per accennare a questa parola, lui viene chiamato da un suo segretario, lui si volta la testa a sinistra e io faccio questo scatto. La foto è diventata la foto più stampata nel mondo. 10 anni fa aveva superato 100 milioni di copie. Devo dire che il fotogiornalismo italiano oggi è completamente sparito. È in un declino pauroso. O si ritorna al grande fotogiornalismo, se no in questo periodo siamo pieni di orribili belle.